Innanzitutto preciso, questo è un evento che è curato dal Comune, abbiamo il patrocinio della Regione, abbiamo l'appoggio della biblioteca del Comune di Comacchio, la volontà sarà quella di portare la biblioteca fuori per le strade, infatti il palco sarà nella zona nella piazzetta Tre Ponti. E il 28, una giornata d'apertura, ci sarò io, che parlerò appunto del legame tra il Noir e Comacchio. La mattina abbiamo Carlo Martigli, che è uno degli ospiti, che parlerà prima con le scuole e poi dopo il pomeriggio insieme a Guido Conti parlerà con il pubblico. Martigli e Conti sono due grandi scrittori di calibro che si occupano di storia ma anche di gialli all'occorrenza. Il secondo giorno, il 29 di aprile, sarà veramente una giornata molto piena perché oltre ad avere Barbara Baraldi, che è una scrittrice che si rivolge sia ai giovani che agli adulti, una scrittrice gotica, che tra l'altro parlerà del suo nuovo romanzo, avremo Cristina Marra, che non è scrittrice ma si occupa di noir, è una persona che ha fatto del noir il suo mestiere perché organizza eventi e cura antologie e lavora con editori sempre con romanzi o racconti di tema noir. Avremo Marilu Oliva da Bologna e poi avremo due teste di serie perché avremo Maurizio De Giovanni e Caro Lucarelli in serata a confronto che parleranno dei loro nuovi romanzi. Maurizio è uno che ormai scrive 3 romanzi all'anno. Carlo è reduce da un grande successo editoriale con l'ultimo romanzo uscito per Einaudi e perciò ci sarà questa giornata molto piena. Sono 10 scrittori in tutto, quest'anno abbiamo voluto limitarci a 10. Il terzo giorno abbiamo un grande successo, Matteo Strucul, che di recente è uscito in libreria con la sua trilogia dei Medici. Avremo Franco Forte, che è responsabile di Mondadori Edicola e a sua volta anche scrittore di romanzi storici e gialli. E poi chiudiamo con Roberto Abruzzone, che ci parlerà non solo di attualità e di cronaca, ma anche dei libri che scrive, perché di recente Roberto è uscito con un romanzo sul lato oscuro dei social media, perciò da Facebook, da Twitter e tutto quello che si deve e non si deve fare quando si lavora online.